Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, ovviamente con un focus molto ampio dedicato all'emergenza sanitaria. È nella provincia di Pescara che il Covid ha inciso maggiormente sull'aumento di decessi rispetto agli ultimi anni. Lo si evince dal report diramato dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Istat. L'analisi fa riferimento ai dati fino al 31 marzo. In Abruzzo il virus ha circolato nel pescarese ma è stato contenuto. Nell'Aquilano il Covid invece non ha inciso. Decessi in flessione nell'intero primo trimestre. Andrea Costantini. In Abruzzo i decessi da Covid-19 sono stati il 3,8% rispetto a quelli totali nel periodo che va dall'inizio dell'epidemia in Italia, 20 febbraio, fino al 31 marzo. 64 sui 1706 casi totali in questo intervallo di tempo. Lo certifica il report del primo trimestre del 2020 sulla malattia da coronavirus realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e Istat, percentuale che inserisce l'Abruzzo a metà della graduatoria, decimo posto, in questo dato percentuale che va dai massimi di Lombardia, prima, e Valle d'Aosta, seconda, le quali superano il 30%, fino ai minimi di Calabria e Basilicata, che sono sotto l'1%. Il rilievo statistico, sempre per quanto riguarda l'Abruzzo, fa leva sui dati erogati dall'85,6% dei comuni della nostra regione in rappresentanza dell'85,2% dell'intera popolazione, che ricordiamo essere di circa 1.305.000 abitanti, come da dato Istat aggiornato allo scorso novembre. In Abruzzo, nei primi 2 mesi del 2020, gennaio e febbraio, vi è stata una flessione dei decessi rispetto alla media del quinquennio precedente, 2015-2019, del 2,9%, a fronte di una impennata nel mese di marzo, quando invece c'è stato un aumento dell'8,8%. I 1706 decessi del periodo 20 febbraio-31 marzo sono in crescita rispetto a quelli mediamente registrati nello stesso intervallo dell'ultimo quinquennio, 1539, con un aumento dunque di 167 unità, crescita sulla quale il dato delle vittime da Covid al 31 marzo, 64 come detto, incide per il 38%. Va detto che questa analisi è ancora in parte incompleta e sarà più chiara tra diversi mesi. Le vittime da Covid sono quelle persone che hanno perso la vita e a cui il tampone aveva diagnosticato l'infezione, ma non sono computati quei casi di mortalità indiretta, persone con sintomatologia analoga a quella del Covid, ma che non hanno avuto il test, o quei decessi dovuti alla crisi del sistema ospedaliero impegnato nell'emergenza. Un'analisi ancora più nello specifico si ascendendo a livello delle province, che il report divide in tre macrogruppi a seconda della diffusione del virus: fascia alta, media e bassa. Pescara e Teramo finiscono in quella media, una conseguenza probabilmente della densità della provincia pescarese e della proliferazione dei casi in Valfino per il fronte teramano. Mentre Pescara nel primo bimestre ha fatto registrare una flessione dei decessi del 4,5%, a Teramo vi è stato un aumento del 2,2%. A marzo, impennata per entrambe le province, 21% a Pescara e 13,8% a Teramo. Molto diversa l'incidenza dei decessi da Covid su quelli totali, 9,4% per Pescara, tra le più alte del macrogruppo, dove solo 5 province vanno in doppia cifra. Molto bassa a Teramo, 1,3%. Chieti e L'Aquila rientrano nel macrogruppo con bassa diffusione. In particolare a Chieti vi sono stati lievi aumenti della mortalità sia nel primo bimestre, 1,8%, che a marzo, 3,6%. Quella dovuta al Covid ha inciso su quella totale nel periodo dell'epidemia per il 2,7%, dato che si attesta su un trascurabile 0,3% nella provincia aquilana, dove addirittura c'è una flessione marcata dei decessi nell'intero trimestre 2020, meno 13,5% a gennaio e febbraio, meno 5,4% a marzo. Sarà tuttavia interessante rivalutare l'evoluzione della provincia di Chieti nel mese di aprile, alla luce delle criticità emerse nelle ultime settimane. In generale, il report conferma come in Abruzzo il virus abbia circolato con discreta forza nella provincia di Pescara, ma la sua trasmissione è stata in linea di massima controllata su tutto il territorio. Il Ministero della Sanità ha inserito da ieri sera l'unità operativa laboratorio analisi dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila nell'elenco dei centri nazionali abilitati alla diagnosi
molecolare sui tamponi per il Covid-19. Lo ha comunicato l'assessore alla salute Nicoletta Verii, che ha ricevuto l'ufficializzazione della notizia. Con il laboratorio del San Salvatore, diretto dal dottor Giulio Di Michele, sale a 4 il numero dei centri autorizzati in Abruzzo. Sono infatti già attivi i laboratori dell'ospedale di Pescara, dell'Università di Chieti e dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Siamo molto soddisfatti che il Ministero abbia accolto la nostra istanza, ha commentato l'assessore alla sanità Nicoletta Verii. Il rafforzamento della rete regionale infatti ci consentirà di affrontare in modo ancora più incisivo la battaglia contro il Covid-19, anche nell'ottica di un possibile ampliamento della platea di popolazione da sottoporre a screening diagnostico. Da ieri è partita la fase 2 del trasporto ferroviario in Abruzzo, con il 50% dei convogli in circolazione. Rafforzati i controlli nelle stazioni. Paolo Renzetti. Partita la fase 2 del trasporto ferroviario nella nostra regione. Da ieri sono stati anche rafforzati i controlli nei principali scali ferroviari e in particolare a Pescara, con la presenza di agenti della Polfer, uomini della Protezione Civile e di Ferrovie dello Stato. Per accedere in stazione bisogna essere in possesso del biglietto di una autocertificazione. Se nel periodo dell'emergenza coronavirus hanno circolato in Abruzzo appena il 27% dei treni con 40 convogli giornalieri ed un crollo del traffico passeggeri arrivato fino al 90%, da ieri si è passati al 50% dei convogli, con oltre 80 treni regionali e interregionali in funzione. Come riferito dai vertici di Trenitalia, nel primo giorno di fase 2 sono stati prenotati dai passeggeri il 20% dei posti disponibili, considerando che in base al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri i posti occupabili sono il 50% di quelli realmente disponibili e tutti a sedere. Vietato stare in piedi all'interno dei treni. I posti dove non è possibile sedersi sono contrassegnati da dei marker. Sui treni disponibili ci sono locandine informative, avvisi sonori, dispenser con liquidi disinfettanti e percorsi calpestabili per le entrate e le uscite. I passeggeri devono indossare le mascherine. Trenitalia, che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato, si appella all'utenza per il rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni sanitarie. Al momento sulla tratta adriatica e dunque in Abruzzo e Molise non è previsto il ritorno delle frecce e dunque dei treni a lunga percorrenza. Ieri, come riferisce Trenitalia, nel nostro paese sono stati 3.800 i treni regionali in circolazione, oltre a 12 frecce e a 6 intercity che collegano le principali città italiane. Pochi utenti e pochi autobus a Teramo in questi primi giorni di fase 2. Il comune si appresta però a rimodulare l'intero sistema di trasporto urbano in vista della ripresa delle attività commerciali prevista per il 18 maggio, con un occhio attento già per settembre, quando riapriranno scuole e università. Tania Bonnici Castelli. Torna il rumore degli autobus in città, poche corse per il momento a Teramo e pochi utenti. Il massimo previsto sono 12 passeggeri per ogni bus. Teramani comunque rispettosi delle regole sul trasporto, in fila, con le giuste protezioni e con gli autisti che forniscono loro le esatte direttive. Ma vediamo di ricapitolare cosa bisogna indossare prima di salire su un mezzo pubblico. È obbligatorio portare la mascherina e i guanti sono auspicabili, perché poi comunque nell'autobus uno prende, tocca maniglie e altre cose, quindi è una precauzione da adottare sicuramente. Soddisfazione dunque su come stanno andando le cose sui mezzi pubblici in questi primi giorni di riapertura. Il comune di Teramo intanto si appresta a rimodulare l'intero trasporto urbano in vista della ripresa dell'attività dei negozi prevista per il 18 maggio, con un occhio anche al prossimo settembre, quando riapriranno scuole e università. Con queste disposizioni, autobus che prima portavano a pieno regime in periodo scolastico anche 110 persone, oggi non ne possono portare più di 11-12, quindi si è ridotto al 10% la capacità, e questo ci implica a fare dei ragionamenti da qui al futuro. Non potendo sostituire un autobus con 10 autobus, dobbiamo capire come utilizzare questa città, e la vogliamo utilizzare, stiamo iniziando un procedimento
per organizzare ad esempio le entrate e le uscite degli uffici pubblici, ma anche e soprattutto delle scuole, che poi sono l'elemento che utilizza di più poi il trasporto pubblico, soprattutto in due fasce orarie particolari, cioè la mattina quando si entra e al giorno quando si esce. Dobbiamo ragionare su questi elementi e far sì che di non avere dei momenti in cui c'è una massima affluenza, ma cercare di spalmare nel più ampio orario possibile. E poi un appello finale all'utenza che ricomincerà a viaggiare quotidianamente sui bus pubblici. Continuare a rispettare, cosa che hanno fatto già abbastanza bene nelle settimane precedenti, ricordo i weekend festivi dove veramente la città era vuota, stanno continuando a rispettare le prescrizioni date sia dai decreti che dalle ordinanze. Capisco il momento che c'è, perché dopo ormai 55 giorni è particolare, però veramente stiamo facendo uno sforzo tutti, ma lo stiamo facendo nell'interesse generale e di salute in modo particolare. Abruzzo terz'ultimo in Italia per i pagamenti della cassa integrazione. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione, Silvio Paolucci, attacca la Giunta definendo l'alleanza anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Lo ascoltiamo. L'Abruzzo abbandona i lavoratori. La nostra regione infatti è terz'ultima in Italia per i pagamenti della cassa integrazione in deroga. Peggio di noi solo Sardegna e Valle d'Aosta. Circa 50.000 lavoratori, che a causa del lockdown non hanno visto un euro in due mesi, attendono ancora l'indennità promessa. È scandaloso quello che sta avvenendo attorno alla cassa integrazione in deroga. È intanto una questione tutta regionale, perché è la regione che deve trasmettere all'INPS le varie domande, e migliaia e migliaia, decine di migliaia di lavoratori attendono che questo governo regionale, questa giunta così lenta, faccia in modo da poter erogare la cassa integrazione in deroga. 638 sono le pratiche di cassa in deroga decretate dalla regione, 526 quelle autorizzate dall'INPS e appena 17 quelle pagate, per un totale di 25 beneficiari, mentre oltre 30.000 persone sono rimaste a mani vuote. Adesso nessuna giustificazione sembra più plausibile, un'occasione ghiotta per l'opposizione di puntare il dito contro il governo regionale, anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Nonostante giustamente il trasporto pubblico abbia continuato a godere dei trasferimenti della regione, allo stesso tempo c'è stata un'enorme riduzione in questi mesi scorsi della domanda di mobilità e quindi i costi sono sostanzialmente stati abbassati, sono diminuiti di molto nelle 10 settimane scorse, ci si presenta invece la fase 2 con di nuovo un aumento della domanda del servizio del trasporto, ma senza programmazione. Noi ci chiediamo quali protocolli di sicurezza per gli utenti e per le maestranze sono stati messi in campo. La costante è che la giunta è sempre lenta su tutti i settori e non vi è mai una programmazione. E adesso andiamo in esterna, andiamo a Pescara, perché un argomento di cui probabilmente abbiamo poco dibattuto nelle edizioni precedenti del TG, ma che è molto importante, ovvero la giustizia, come va avanti, come prova a riprendere i lavori in questa fase 2. Do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti, che ritrovo con particolare piacere, così come do il buon pomeriggio a Vanni Di Bartolomeo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Grazie Jacopo, un saluto ai nostri telespettatori. Giovanni Di Bartolomeo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, il più numeroso della nostra regione con oltre 1700 associati. Avvocato, allora, diceva Jacopo Forcella da studio, come si cerca di ripartire dopo due mesi? Sì, i mesi di sospensione sono stati appunto due, nei quali poco e nulla è stato possibile fare. La nostra fase 2 avrà inizio il 12 maggio, è programmata tra il 12 maggio e il 31 luglio e vedrà una ripresa parziale, graduale, delle attività nel settore civile e nel settore penale. Nel settore civile si dovrà ricorrere a nuovi strumenti. Accanto all'udienza tradizionale, quella in presenza, che ormai sarà riservata a casi non tanto frequenti o non frequenti come in precedenza, ci saranno l'udienza in videoconferenza e l'udienza scritta.
Nel settore penale invece sarà possibile l'udienza in videoconferenza a certe condizioni e in certi processi, e per il resto si proseguirà con l'udienza tradizionale. Ma le esigenze di sicurezza e di preservare il diritto alla salute di tutti consentiranno appunto una ripresa graduale e parziale, come ho detto. Avvocato, mi perdoni, provo a fare una considerazione ovviamente totalmente da profano. Pensa che questa emergenza poi su alcuni aspetti dei vari procedimenti, magari in quello penale un po' di meno, ma in quello civile magari di più, anche sugli adempimenti degli avvocati, possa portare un nuovo modo di interpretare la professione forense? Ma immagino che sarà così. Questo è un momento di svolta anche culturale che interessa il modo di essere avvocati e che porterà conseguenze probabilmente anche in futuro. L'udienza, gli adempimenti del processo telematico ormai appartengono agli ultimi 10 anni di esperienza ed anzi sono il motivo per cui riusciremo a fare diversa attività, proprio perché esisteva la base di un processo telematico, sempre parliamo della giustizia civile. A questo si aggiungerà probabilmente l'udienza in videoconferenza, e quindi sarà un salto culturale, come dicevo. Fermo restando però che i nuovi strumenti vanno utilizzati e ben vengano, ma in molti casi la presenza fisica in udienza è quasi irrinunciabile, quindi ci rinunciamo ora, ma con la speranza di non rinunciarvi in futuro e per sempre. Le chiedo, a proposito di adempimenti telematici, certamente è una strada che era già stata tracciata anni fa, questa emergenza ha un po' accelerato il tutto. Prima dell'emergenza, oggettivamente, in quanti poi in realtà avevano introiettato questi adempimenti telematici, li avevano già fatti propri, li utilizzavano con regolarità? Per intenderci, c'era già una consapevolezza telematica all'interno dell'ordine degli avvocati? Oppure diciamo che adesso obtorto collo gli strumenti c'erano e obtorto collo ci si è dovuti adeguare? Ma direi che sempre nel processo civile oramai il salto culturale era stato compiuto anche dai meno giovani, perché era d'obbligo il deposito degli atti del processo civile in modalità telematica, non l'udienza, mi riferisco al deposito appunto degli atti, degli scritti difensivi e quant'altro. Quindi diciamo che questa che si verifica oggi è in continuità, è una situazione in continuità con quanto già c'era. Ma gli avvocati hanno reagito discretamente bene a queste novità, ripeto, negli anni scorsi, pure quando non attrezzatissimi, tuttavia si sono adeguati e si adegueranno anche a quello che riserverà il futuro, io ne sono certo. Paolo. Avvocato, questa paralisi, perché così è stato per questi 2 mesi, che cosa ha comportato e che cosa comporterà per il futuro? Perché l'Italia è un paese dove si dice che la giustizia viaggia a velocità ridotta. Questa sosta forzata di 2 mesi potrebbe peggiorare il trend? Sicuramente lo peggiorerà, perché come ho detto ai 2 mesi di stasi si aggiungerà un periodo che per ora possiamo indicare in quello che va dal 12 maggio al 31 luglio, ma che non sappiamo realmente se poi dovrà essere prolungato, un periodo, dicevo, nel quale l'attività sarà limitata, molto limitata, per quanto è la massima possibile contemperando le esigenze di tutti, tuttavia è limitata e avrà degli effetti sulla durata dei processi, sarà inevitabile. I processi non erano affatto veloci, lo saranno un po' meno.
si parla e si pensa anche ai giovani avvocati, quelli che hanno iniziato da poco questa professione, quegli avvocati che con grande fatica, con grande sacrificio si stanno facendo strada, e a tal proposito anche gli avvocati hanno beneficiato di questi 600 euro, di questi famosi 600 euro che sono stati assegnati ai lavoratori autonomi, dunque anche agli avvocati. Però i problemi restano, perché ci sono tanti avvocati che hanno difficoltà, Di Bartolomeo, ad arrivare a fine mese. Sì, esistono tantissimi avvocati giovani tra tutti quelli che lei ha ricordato essere iscritti al nostro ordine, che sono più di 1700. Tantissimi sono giovani e quindi sono quelli più colpiti da una situazione che impedisce loro addirittura l'ingresso in tribunale in questo momento e nei prossimi mesi. Gli effetti saranno gravi, saranno e sono gravi. A questi si aggiunge una crisi della professione che già era latente prima di questa evenienza così particolare. Lo dimostra il fatto che tra i 245.000 circa avvocati italiani, ben circa la metà ha chiesto questa provvidenza dei 600 euro mensili alla cassa forense. Sintomo, insomma, di un malessere che c'era e che ancor più ci sarà, purtroppo. Si può dire, avvocato, che la vostra professione è una professione destinata a cambiare nel futuro? Si lavorerà in maniera diversa? Certamente sì, e il futuro richiederà inventiva, innovazione e tanto impegno. Jacopo, se ci sono altre curiosità, altre domande. Io avevo una curiosità, sì, effettivamente, per l'avvocato Di Bartolomeo, perché chiaramente e giustamente ha detto, dopo questo periodo di stasi, ovviamente si è un po' accumulato il lavoro, vi porterete dietro un lavoro accumulato in questo periodo, ovviamente, in cui non era possibile lavorare. Però chiedo, poi effettivamente non ci sarà una velocizzazione neppure con accedendo a strumenti telematici? Spesso sa, le parla veramente un profano, i rinvii, avvocati che devono stare da una parte e dall'altra, magari si tenta il rinvio, invece magari con la modalità telematica si fa un po' più veloce? Ma guardi, questo è vero in teoria, speriamo che diventi vero anche in pratica, ma intanto sono solo poche le udienze che si terranno in modalità di videoconferenza rispetto al totale, perché è difficile per esempio ipotizzarle con riguardo alla prova testimoniale, per esempio, all'audizione di testimoni, ma soprattutto il sistema della giustizia, per poter funzionare ad una velocità maggiore, richiede anche un supporto fondamentale, che è quello del personale di cancelleria, per esempio, che dovrebbe esso pure supportare questa novità. E lì cominciamo ad avere i primi problemi, soprattutto in questo periodo in cui appunto il personale, per ragioni sanitarie, non è presente in ufficio nel numero normale. Il numero inoltre è anche sottodimensionato. Quindi il problema non si risolverà con la videoconferenza, con l'udienza in videoconferenza. Immagino che non ci sarà questo effetto di trascinamento in velocità delle nuove tecnologie sul processo civile, ma sono pronto a ricredermi, guardi, con grande soddisfazione, ove mai. Noi ce l'auguriamo. Prima di salutarla e ringraziarla ovviamente per la grande disponibilità, io vorrei che facesse un appello ai suoi colleghi, dai quelli magari che sono anagraficamente un po' più in là con l'età, a quelli più giovani che magari iniziano, che probabilmente di qualche consiglio avrebbero anche bisogno. Ma guardi, gli avvocati non hanno bisogno di consigli, sono quelli pagati per offrirli. Però io ho una grande fiducia negli avvocati, so che sono abituati a risolvere problemi e risolveranno anche questo.
Io la ringrazio, grazie all'avvocato Di Bartolomeo, grazie anche a Paolo Renzetti, ovviamente il ringraziamento è per la disponibilità, per averci fatto capire un lato di questa fase 2 che si aprirà per la giustizia il 12 maggio, come abbiamo sentito dall'avvocato, sarà così poi in Italia, speriamo insomma che reclamata velocizzazione dei processi poi magari questa fase 2 ci porti anche questo. Grazie Paolo, grazie avvocato. Linea a voi. Grazie a voi, grazie. Buongiorno. Noi continuiamo con il nostro telegiornale. Andiamo all'Aquila perché il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, ha bocciato l'ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi che impone alle ditte impegnate nei cantieri di sottoporre a tampone tutti gli operai. Anci Abruzzo auspica una marcia indietro del primo cittadino che sia utile a far ripartire al più presto i lavori. Cantieri fermi all'Aquila. Nella città dove c'è una grande concentrazione di ditte che dovrebbero portare avanti la ricostruzione post-sisma e nonostante l'ingresso nella fase 2, i lavori non ripartono. A frenare le imprese è l'ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi che impone entro 14 giorni dalla ripresa i tamponi a tappeto obbligatori per tutti gli operai impegnati nei cantieri aquilani. Ordinanza che è stata bocciata dal prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco che nella nota diramata stamani parla di misure emanate dal primo cittadino maggiormente restrittive rispetto alle statuizioni del protocollo condiviso per il contenimento del Covid-19 nei cantieri, allegato al DPCM del 26 marzo, proprio nella parte in cui impone test molecolari a tutte le maestranze. Alla luce del quadro normativo, osserva il prefetto, un sindaco non può emanare ordinanze confliggenti con le disposizioni emesse in sede centrale e aggiunge che anche l'ordinanza 54 del presidente della regione Marsiglio prescrive la segnalazione e il monitoraggio ma non l'obbligo dei tamponi per tutte quelle persone che fanno ingresso in Abruzzo a partire dal 4 maggio. Ciò premesso, conclude la nota della prefettura, si ravvisa la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di una intesa tra istituzioni, associazioni di categoria e ordini professionali che preveda l'esercizio facoltativo della sottoposizione a tampone nel rispetto della libertà di autodeterminazione dei lavoratori e tenuto conto della pari necessità di tutela della salute e della sicurezza all'interno del cantiere. Poco prima si è registrata la presa posizione di Anci Abruzzo attraverso una nota firmata dal presidente Antonio Dintino che ha parlato di una ordinanza che è stata un fulmine a ciel sereno. Provvedimento firmato il 30 aprile e tamponi da fare entro 14 giorni per tutte le maestranze. Rappresentano una previsione temporale talmente stringente, si legge nella nota, da trovare tutti impreparati con la conseguenza di un ulteriore blocco dei lavori e quindi della ripresa economica e sociale. Un adempimento sul quale le imprese non sono state coinvolte e sensibilizzate. In posizioni così drastiche, prosegue Dintino, oltre che di difficile attuazione, non possono essere rese pubbliche senza un preavviso adeguato. Rinnovo pertanto un appello, conclude il presidente di Anci Abruzzo, affinché si trovi la migliore applicazione dell'ordinanza nel rispetto delle misure anticontagio e favorendo al contempo la ripresa stabile dei lavori. Cronaca adesso. Nella serata di ieri gli agenti del commissariato di Atri hanno dato esecuzione ad una ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie e dai figli emessa dall'autorità giudiziaria nei confronti di un 51enne di origini campane residente a Roseto degli Abruzzi. I fatti risalgono a pochi giorni fa quando una volante del commissariato di Atri è intervenuta a causa di una lite in famiglia. È stato accertato in quella circostanza che l'uomo aveva colpito con un pugno al volto il figlio minorenne rompendogli il labbro superiore dopo che il ragazzo era intervenuto in difesa della sorella maggiore e maggiorenne cui era inizialmente rivolta l'aggressione del padre. Nel corso del racconto dei familiari i poliziotti hanno avuto modo anche di ricostruire anni di maltrattamenti subiti dalla moglie e dai figli del 51enne sin da quando vivevano in campagna. La donna si era decisa finalmente a denunciare il tutto agli agenti del commissariato di Atri anche e soprattutto per proteggere i figli di cui uno come abbiamo visto è ancora minorenne. L'attività di indagine coordinata dal pubblico ministero dottoressa Medori anche con l'ausilio di testimoni si è conclusa in tempi strettissimi con l'emissione della misura cautelare da parte del GIP del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare dell'uomo e divieto di avvicinamento per una distanza di 500 metri dalla donna e dai figli.
Polemiche attorno la REMS di Barete che, come denunciato dall'Osservatorio Studi sugli EPG, le REMS avrebbe assunto un aspetto detentivo piuttosto che riabilitativo. Oggi con l'emergenza coronavirus la situazione potrebbe essere addirittura peggiorata. Giuseppe Dintino. La REMS di Barete ha assunto ormai un aspetto sempre più detentivo e sempre meno una definizione sanitaria riabilitativa. E quanto si legge nella relazione dell'Osservatorio sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e sulle REMS dopo la visita del 15 ottobre scorso. La legge 81 del 2014 abolisce gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, che vengono sostituiti con le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. La differenza è che, poiché chi ha una patologia mentale e commette un reato può essere prosciolto dal giudizio, non avendo una pena certa, chi entrava negli OPG spesso non aveva alcuna prospettiva di uscita. Nelle REMS invece la permanenza massima dei pazienti corrisponde al massimo della pena prevista per il reato commesso. Ovviamente questa è la tutela che la REMS ha fatto per superare la vergogna degli ergastoli bianchi. In Abruzzo c'è un'unica REMS, a Barete, nell'Aquilano, che accoglie 20 pazienti da Abruzzo e Molise. Qui le libertà sono state limitate già prima dell'emergenza coronavirus, così da rendere la residenza sempre più simile a un istituto penitenziario. La gestione, il controllo della REMS ha pensato di separare gli ambienti clinici da quelli abitativi, installando porte blindate, aumentando la limitazione della libertà dentro la REMS e tutto questo prima del coronavirus già è avvenuto. Poi per scelta della direzione è stato già interrotto oltre 6 mesi prima dell'emergenza del coronavirus, è stato interrotto questo accesso alla REMS da parte delle associazioni di volontariato. E oggi con l'emergenza coronavirus le libertà personali dei pazienti sono ulteriormente limitate, benché nessuna ordinanza ministeriale abbia permesso alcuna iniziativa di questo genere. I parenti non vanno più a visitare i loro congiunti, delle uscite programmate in piccoli gruppi con persone con un livello di rischio limitato, che prima uscivano, sicuramente hanno visto interrotta questa attività. Immaginiamo che noi, ristretti nella nostra casa, abbiamo vissuto la nostra sofferenza psicologica. Ristretti in una struttura che, seppur sanitaria, come dicevo prima, poi è andata ad avere caratteristiche sempre più detentive ultimamente, è una sofferenza indubbiamente maggiore. Il rischio è quello che con un irrigidimento delle condizioni di vita aumentino i disagi dei pazienti, disagi che potrebbero essere appianati in maniera semplicistica e pericolosa tramite un utilizzo più massiccio di psicofarmaci. Ora, se questo può aver comportato che per sopportare di più la situazione di sofferenza si possa provvedere con un intervento di tipo farmacologico, non lo escludo. E questo purtroppo accade anche al di fuori della REMS, anche nella salute mentale del territorio, nei centri di salute mentale. I trattamenti farmacologici ovviamente hanno avuto purtroppo un'espansione, anche in un modo esagerato forse, ma pensare di progettare una guarigione, una uscita dal circuito solo con l'intervento farmacologico è assolutamente perdente. E questo era l'ultimo servizio per quanto concerne la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili su YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata, se lo vorrete, in compagnia dei nostri programmi.